sta per iniziare e va ora in onda la 33esima puntata di The Rock, Band History. La rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Saiuz Web Network in www.saiuzwebradio.net. Puntata in onda tutti i giorni dal lunedì 3 settembre 2012 alla domenica 9 settembre 2012, ogni giorno per ben 4 volte al giorno, praticamente un appuntamento ogni 6 ore, a partire con il primo della giornata a mezzanotte e poi per ritornare alle 6 di mattino e a mezzogiorno e con l'ultimo della giornata in corso alle ore 18, alle 6 di sera, quindi alle 00, alle 6, alle 12 e alle 18, CET, Set Central European Time! Cari amici web radio ascoltatori e naturalmente cari amici web telespettatori, perché naturalmente Saiuz Web Network ormai è sia Saiuz Web Radio che Saiuz Web TV, ben ritrovati per quest'altra puntata assieme con la storia dei Queen che stiamo appunto ascoltando e di cui vi sto parlando in queste settimane, e ben ritrovati qui su Saiuz Web Network a settembre, quando e dove ripartiranno tutte le varie trasmissioni in diretta web radiofonica e web TV. Quindi vi aspettiamo per questo mese di ripresa, per le novità assolute che abbiamo e le vecchie che ritornano e diciamo tutto quello che bolle in pentola e nel cantiere di Saiuz Web Network. Vi ricordo sempre come contattarci e dove trovarci, cioè nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net. Importantissimo, perché ci potrete sempre scrivere e poi vi chiediamo sempre di lasciarci un vostro commento ai nostri, diciamo così, programmi, a quello che leggete e a tutto quello che vi va e non vi va, perché no? E fateci sapere tutto quello che volete da farci sapere. E poi vi ricordo le nostre email, le posta, vi piace? La posta elettronica, le caselle di posta elettronica dove scriverci, che sono sempre info@saiuz.com. E poi per scrivere a me, Gianluca, appunto, è gianluca@saiuz.com. Ed infine abbiamo info... L'ho già detta, perché la devo ripetere? La sapete già. E poi abbiamo appunto riccio.incazzato@saiuz.com e luca@saiuz.com. Quindi vi ricordo che dal lunedì 10 settembre riprenderemo con le dirette dei lunedì sera con il sottoscritto Gianluca del mitico e grande Saiuz, con i due compari e con delle novità assolute. Andremo anche in onda sulla nostra Saiuz Web TV e vedrete, vi annunceremo come grandiose novità, strepitosi gruppi e grandi e belle cose ancora da ascoltare e da promuovere, di cui parlare. E poi appunto la trasmissione in diretta dei venerdì sera con il nostro Riccio Incazzato, diretta web TV, il lunedì dalle ore 22 con Gianluca e Saiuz, e invece il venerdì dalle ore 21:30 con il Riccio Incazzato e Saiuz. E poi le altre novità ve le diremo man mano. Ci trovate in Facebook, sempre lì nella nostra pagina Facebook con il nome Saiuz Web Radio. Poi ci potrete sempre seguire in Twitter con il nome @Saiuz, tutto attaccato minuscolo. Ed infine sempre su YouTube troverete le cose che Saiuz carica con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato minuscolo. Troverete tutti i vari filmati di Saiuz Web TV e soprattutto le nostre rubriche, trasmissioni e programmi di Saiuz Web Radio. Ebbene, ricominciamo con la storia dei Queen. Allora, eravamo rimasti l'altra volta a parlare appunto della partecipazione dei Queen a Live Aid, e siamo arrivati quindi al 1985, il mitico Live Aid, a luglio di quell'anno, con Bob Geldof che è il grande, diciamo così, organizzatore, e la partecipazione a Live Aid diede un nuovo entusiasmo ai Queen, che grazie a questo successo tornarono nuovamente ad essere un gruppo coeso. E se prima dell'evento, dicevo, Deacon disse che i Queen ormai erano un gruppo realmente unito, ma con quattro individualità diverse, adesso dopo il 13 luglio il Live Aid affermò totalmente
il successo dei quattro insieme, restituendo loro l'entusiasmo di un tempo. E subito dopo quel concerto londinese cominciarono a progettare un nuovo album. Il 4 novembre di quell'anno del 1985 il gruppo pubblicò il singolo One Vision, ispirato al famoso discorso di Martin Luther King Jr. E nella primavera del 1986 Mercury e Deacon, quindi Freddie Mercury cantante e John Deacon il bassista, parteciparono al musical Time di Dave Clark. E durante le prime sessioni di prove la band venne contattata dal regista Russell Mulcahy, per commissionare loro la colonna sonora per il suo primo film. Dopo aver accettato l'incarico cominciarono a registrare brani adatti alla trama di quel film, oltre naturalmente ad alcuni videoclip diretti dallo stesso regista, e tracce come appunto A Kind of Magic, il cui singolo raggiunse la prima posizione in 35 stati nel mondo. E l'album A Kind of Magic uscì poi il 2 giugno del 1986, posizionandosi subito al primo posto delle classifiche britanniche, posizione che occuperà per 13 settimane consecutive e vincendo poi anche due dischi di platino. E il disco si presenta come una vera e propria colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale, rappresentando allo stesso tempo un lavoro autonomo e svincolato anche dal film. E quindi continuarono così ciò che avevano intrapreso con The Works, basandosi sulle caratteristiche un po' glam del gruppo e attingendo di nuovo nuovamente al pop, tipo appunto A Kind of Magic, all'hard rock con Princess of the Universe, oppure la stessa One Vision o Keep the Price, all'arena rock Friends Will Be Friends e a ballate melodiche come One Year of Love, utilizzando anche un'orchestra sinfonica in Who Wants to Live Forever. A Kind of Magic risulta un album intenso, bello potente, creativo e completo, in cui ciascun membro dei Queen scrive il testo di uno dei quattro singoli, A Kind of Magic, One Vision, Friends Will Be Friends e Wants to Live Forever. Il 6 giugno i Queen cominciarono a Stoccolma, nella mitica Stockholm in Sweden, in Svelige, il Magic Tour, e questo fu il loro tour più grande e spettacolare, molto più avanzato e sfarzoso dei precedenti, con il palco più grande mai costruito e un impianto luci altamente computerizzato. Ricordiamo che lo stesso Brian May, come ogni tanto cito, dico, due lauree tra l'altro, se non erro, è colui che oltre ad essersi costruito la chitarra, quindi fatta con mani proprie artigianalmente, è anche colui che realizzava gli spettacoli a livello di luci, quindi anche come ingegnere, come laurea che ha come disegno luci, li realizzava lui stesso. La tournée delle 26 date raccolse circa 1 milione di spettatori. In Gran Bretagna oltre 400.000 fan comprarono i biglietti per le sole 6 date disponibili, stabilendo un record incredibile, assoluto per l'epoca. L'11 e il 12 luglio suonarono al Wembley Stadium, grandioso veramente, davanti a entrambe le serate a 70.000 persone, e questi divennero due dei loro concerti più famosi e celebrati. E qui Freddie Mercury concluse lo spettacolo sulle note di God Save the Queen, vestito appunto da re con la pelliccia e la corona che molti di voi magari ricorderanno, e sicuramente queste immagini famose avranno visto appunto nei vari spezzoni che si vedono ogni tanto riguardanti i Queen. E il 27 luglio poi suonarono a Budapest, altra stupenda città che vi consiglio di visitare, in Ungheria, risultando la prima band rock ad esibirsi oltre la cortina di ferro. Ricordiamo che siamo appunto negli anni tremendi, nel 1986, e così l'ultimo spettacolo della tournée è fissato a Marbella in Spagna, e in seguito poi finirono per il 9 agosto nel parco di Newworth, famoso anche questo concerto, il 9 agosto del 1986. E qui Freddie Mercury si esibì per l'ultima volta con i Queen in una delle sue prestazioni vocali più apprezzate, con oltre 120.000 fan come spettatori, e questa risultò essere una delle loro esibizioni più spettacolari e grandiose. Alcuni brani suonati dal vivo furono riportati nella raccolta Live Magic, strepitosa, fenomenale, fantastica, vi consiglio di ascoltarla, merita davvero, e anche consiglio anche Live Killers Queen, va bene, ne parleremo dopo. E nel party successivo all'esibizione Freddie Mercury fece intuire quello che purtroppo sarebbe stato, diciamo così,
tutti avevano capito, il suo ultimo concerto, alimentando le voci riguardanti lo scioglimento della band. Alla fine del 1986, proprio mentre la EMI decise di pubblicare Live Magic, selezionando e rimontando alcuni momenti dell'ultimo tour, il gruppo decise di concedersi una seconda pausa di riflessione, fermandosi per tutto il 1987. E John Deacon, il bassista, ricordiamo, in preda allo stress per i continui spostamenti dovuti alle varie tappe del tour, arrivò sull'orlo di un collasso nervoso. E in questo lasso di tempo Freddie Mercury cominciò a parlare appunto dell'AIDS, del virus HIV che aveva contratto, dichiarandosi pubblicamente terrorizzato dal suo dilagare. E tuttavia egli aveva già contratto l'HIV all'epoca e nonostante i test si rivelassero negativi. Freddie Mercury, dopo aver inciso una cover che era The Great Pretender dei Platters, collaborò inoltre con la cantante lirica Caballé per registrare l'album Barcelona, la cui canzone omonima divenne 5 anni dopo, diciamo così, l'inno dei Giochi Olimpici di Barcellona 1992, appunto. Taylor fondò i The Cross, progetto parallelo ai Queen, Roger Taylor, ricordiamo, il batterista, che pubblicarono il loro primo album, Shove It, nel gennaio 1988, mentre Brian May, il chitarrista, produsse il primo album dei Bad News. Il 15 aprile del 1987 i Queen ricevettero Ivor Novello Awards per il loro fondamentale contributo alla musica inglese. Nel 1988 i Queen si ritrovarono in studio, cominciando a lavorare ad un nuovo disco, e i quattro adottarono nuove regole per la registrazione del materiale, per cui ogni brano venne accreditato con la dicitura di parole e musica dei Queen, evitando così i dissidi che erano sorti tra i quattro, soprattutto nella scelta dei singoli, anche nelle precedenti produzioni degli album. E tutte le nuove tracce vennero dunque discusse e realizzate in comune. La copertina di The Miracle, anticipato dal singolo I Want It All, esemplificò la ritrovata coesione della band. Il loro ultimo lavoro, che contenne 5 singoli, si piazzò al primo posto in Inghilterra, dove vinse in una settimana il disco di platino, ed in altre nazioni poi, mostrando ulteriormente la varietà dei generi musicali presenti nel loro repertorio, personalizzando anche con sonorità tipiche dei Queen i loro brani, dal pop rock di Breakthrough al pop di The Miracle e anche all'hard rock di Scandal e I Want It All, fino al funky di The Invisible Man. Bene, cari amici, anche per questa volta il mio tempo a disposizione è scaduto da parecchio. Vi auguro un buon proseguimento con l'ascolto qui di Saiuz Web Radio, nonché di Saiuz Web TV, quindi qui con Saiuz Web Network in www.saiuzwebradio.net, e vi do appuntamento alla prossima puntata con The Rock Band History con il sottoscritto Gianluca. Vi ricordo che adesso finalmente è giunto anche settembre 2012, ovviamente, e le nostre nuove e vecchie trasmissioni, specie quelle in diretta live, riprenderanno con la settimana prossima, dal lunedì 10 settembre 2012 alle ore 22, con Gianluca e sottoscritto sempre il mitico e grande Saiuz, con i due compari, la nostra diretta dei lunedì sera, e con nuovi ospiti, e non solo su Saiuz Web Radio ma anche su Saiuz Web TV. Vi aspettiamo sempre più numerosi. Ancora un buon rientro a tutti voi qui con Saiuz Web Network, e alla prossima. Grazie a tutti, ciao.